oggi con i vecchi strumenti. Chi fa comunicazione oggi deve sapere che i mezzi di comunicazione o li usi o ti usano. Oggi come oggi l'unico che sa usare veramente nel modo giusto i mezzi di comunicazione di massa è il signor Salvini. La campagna elettorale la fai al papete, non la fai a Porta a Porta o da Giovanni Floris o in non so quale teatro. La piazza giusta è Sabaudia, dove adesso tutti si incavolano. E domani dicono, Salvini va adesso là. Arriva saremo Salvini. Là con le nostre telecamere e con la Carabini. No, il fatto di criticare, di ricordare su intere pagine giornali che Sabaudia era la scenografia naturale dei grandi intellettuali della sinistra italiana e che quindi viene oggi, domani, profanata da Salvini. Sai quanti voti porta Salvini? Tantissimi, perché oggi certo. La politica è il grande fratello, cioè ha la stessa narrazione dei reality ed è una grande casa di vetro dove ogni personaggio fa vedere se stesso in ogni momento. La ragazza di turno diventa uno strumento di campagna elettorale. Una volta, non solo al momento all'epoca della bandana, ma anche all'epoca dei Craxi, dei Moro e via dicendo, se un politico si mostrava con una nuova compagna che non fosse la moglie, veniva immediatamente allontanato e perdeva consensi. Oggi invece è cambiata non soltanto il modo di narrare la politica, ma il modo di rappresentarla, perché è completamente cambiata la morale, l'etica e tutto il resto. Cioè, in una parola, non c'è la politica, c'è un altro gioco, il gioco dei reality. Scusate, ma lo stesso Papa, quando il Papa va no, dall'Otto... Il Papa e il Papete hanno in comune solo tre sillabe. La metafora, per piacere. Va bene così, fermiamoci, no, sentiamo no, professor. Fammi finire questa cosa del Papa, perché è una cosa importante da capire. Il Papa è quello che ha capito prima di Salvini come si conquista il consenso delle masse. È andato dall'Ottico con una utilitaria, ve lo ricordate? Come no? Vestito di bianco, a mezzogiorno, dove sta l'Ottico? Sta davanti a De Rouchy, che è l'hotel pieno di paparazzi, in via del Babuino, a mezzogiorno, cioè non a mezzanotte di nascosto. Nell'ora di punta. Per farsi vedere che lui era democratico. Cioè tutti a dire, oh, quanto è bravo sto Papa che va lui dall'Ottico, non fa andare l'Ottico a San Pietro. No, è un uomo che ha saputo utilizzare molto bene i mezzi di comunicazione. Bene. Cioè Ratzinger non l'avrebbe mai fatto. È uno che ha capito il momento professor che stiamo Zecchi vivendo.